Il Rio Selvagna, affluente dell'Olona, e siamo qua in Valle Olona, cari amici, su questo ponte che ci ha permesso di andare direttamente di là senza guardare. Mauri! Devo dire che è un posto suggestivo, abbastanza tranquillo, frizzante, anche c'è un'aria quasi primaverile per essere a febbraio. È una giornata ottima per andare a fare un Uber oggi, Cari amici, oggi da questo ponte parte il nostro andare in giro. Andremo a Caronna Corbellaro, qua sopra. Siamo partiti dalla Valle Olona, che è qui, dal torrente Selvagna, e oggi andremo a caccia di streghe. La prima prova del fatto di una presenza veramente strana è che stamattina, guardando Google, avevamo problemi a venire in questo posto per i pullman, pochi pullman, così. La cosa stranissima, cosa succede? Stamattina scopro un ponte, che è questo ponte, non si poteva guardare facilmente il Rio Selvagna, il torrente Selvagna che sta qua sotto. Molto, molto, diciamo così, basso, abbastanza... Stamattina scopro questo ponte come se fosse stato costruito in una notte soltanto. Cosa fa pensare? Quindi a caccia di streghe e compare un ponte che tutti possono testimoniare, chi abita qua, questo ponte fino a un attimo fa non c'era. Anzi, direi, il ponte sul torrente Selvagna, vicino alla pedemontana, alla strada pedemontana, tutti possono testimoniare, fino a un attimo fa non c'era. È stato appena costruito, forse, chi lo sa, siamo tra i primi, Mauri, a passarlo. Infatti, vedo sembra, che è nuovo. Sembra costruito nella notte sola. Allora, no, Mauri, ma è molto, pensiero, È un posto abbastanza suggestivo. Un posto. Poi, tra l'altro, siamo in un momento che c'è, essendo febbraio, un clima quasi primaverile, mite, giusto per andare a fare l'urbe. Sì, sì. Giusto perché non è freddo, non è piovoso, soprattutto che ci può rovinare anche il macchinamento qui. È in voglia, no? Sì, assolutamente. Poi anche questa atmosfera qui. Ma te avevo detto, Mauri, bisognava venire oggi perché... Oggi è bene. Giusto. Spiego un'ultima cosa. Un'ultima cosa, intanto che io sono qui. Cari amici. Meglio spostarsi di qui che c'è il sole di là. Tra poco c'è San Valentino, conosciuto dai tempi antichi come Lupercali. Oggi è il sabato prima del Lupercali. E quindi dai tempi remoti si organizzavano questi piccoli viaggi fuori città, e mi sembra assolutamente buono mantenere questa tradizione dai tempi antichi. Facciamo queste passeggiate e oggi siamo qui. Caronna Corbellaro ci aspetta su un ponte nuovo, credo. Esatto, quindi avanti, bene, partiamo. E Caronna Corbellaro è assolutamente dietro questa collina che ci attende. Notate, cari amici, il sentiero gira. Continua a girare come i cerchi delle streghe. Mauri, andiamo, eh? Stiamo salendo su questa sorta di mulattiera innevata. Questa era, ragazzi, gira. Però comunque ce la sta facendo. Adesso lì c'è la curva, non lo so dove c'è dopo. Cari amici, sopra la Valle Olona, sopra gli abitati della Valle Olona, siamo qui sul sentiero per Caronna Corbellaro. Esatto,
Ci hanno indovinato, beh, però poi dopo la neve non c'è più, Meno male, cari amici. Ecco, mi riprendo. Attenzione. Qua, che così sono contro il sole, così si vede la luce. E fantastico, siamo sul sentiero per Carano Corbellaro. E si continua, cari amici. Mostriamo. E di là il sentiero. E quindi c'è neve fino a un certo punto, poi non ce n'è più. Castiglione Olona, frazione Carano Corbellaro, provincia di Varese. E siamo in questa zona, quindi Loccia, Varese più sopra. Di qua, sì, Mauri, stava facendo. Fa vedere la mappa. Sì. La mappa ai nostri amici di dove siamo. Allora. Sì. Perfetto. Cari amici, quindi adesso, Carano Corbellaro, siamo finalmente. Storico, il cimitero storico. Naturalmente, diciamo, perché questo luogo? Proprio per le caratteristiche storiche e artistiche del luogo. Sì, del sì. Luogo. Mm. Chi fa arte sa apprezzare anche questi luoghi. Quindi, Mauri, ci siamo. Oggi mettete un bel like, iscrivetevi like nostre... se volete, se potete. Gennaro Gelmini. YouTuber Mauri, e quindi il canale di Mauri. Mauri Ciano, una vita in corsa. Stefano, buonanotte Stefano. Poi anche Urbez Movies. Urbez Movies, eccetera. No, no, aspetta, sta chiaro. Urbez Travel Movies, di quel che è. Cari amici, è stata una sfacchinata per venire qua. Perdiamo il filo, no. Allora, Mauri Cannell, una vita in corsa, e anche Urbez Movies, quindi YouTuber Mauri, Urbez Movies, su Mauri Urbez Mauri. Comunque, i nostri canali YouTube, che sempre hanno bisogno un po', insomma, sostegno anche per fare non queste... assolutamente no, di soldi, ma più che altro artistico, cioè like, sostegno artistico, seguirci così. Benissimo Mauri, continuiamo il video. Perfetto. Oggi carissimi amici è il 9 di febbraio del 2019. 9 sabato, febbraio sabato 2019. Perfetto, iniziamo cari amici. Oggi siamo un po' così perché comunque è appena passata la neve. Insomma, però siamo tenaci. Fa vedere Mauri l'albero stregato lì veramente. E la Valle Olona. Guardate qua che bello. E quindi siamo, cari amici, al cimitero storico, quindi anche opere d'arte di Carano Corbellaro in Valle Olona, in provincia di Varese, comune di Castiglione Olona. Castiglione Olona. Guardateci, cari amici, sì. Ne vale la pena. È un antichissimo cimitero. Mentre il paese è molto curato, il cimitero lo è un pochino meno, però adesso ci addentriamo in questo bellissimo, insomma, artisticamente bello. Venite cari amici, ecco, abbiamo città di Castiglione Olona. Sì. Ecco. Città di Castiglione Olona, cimitero di Carano Corbellaro, frazione di Castiglione Olona. Oratorio San Martino del X secolo, fonte parrocchia Gornate Superiore.
E quindi, cari amici, ci siamo noi, ci siamo. Perfetto. Mauri, hai visto? Siamo lì, fatti vedere lì su. Sì, bene, lo sto per dimostrare, siamo qui, siamo qui, siamo arrivati qui. Anche qui, siamo arrivati, aperto, benissimo, niente. Bene, il cimitero aperto, scusate, un po' il casino, ci sono un po' di rovi perché, ma sono un pochino di rovi, sì, ci inciampano i rovi, aia, porca puttana, cioè, bisogna tagliare un po' di rovi, però comunque. Notare, cari amici, che è inverno e ci sono questi rovi qua. Io vi penso d'estate come possa essere. Ah. Mauri, sei di una così d'estate com'è? L'estate qui non entri, è un disastro. Dico che è impegnativo, sì. già le spine ci hanno con i pantaloni ci hanno scorticato le gambe, perché ho fatto bene a prendere le scarpe di fortunistiche, bene, a giudicare bene. Da qui che magari cari amici, sì, non si vedono neanche qui, c'è un bel monumento ma è stato, sì, ma tutto coperto lì, ma no, ma guarda, si sprofonda, sì, c'è un'antica croce con, sembra una donna che piange il caro passato, caro defunto. E qui comunque cercando di districarsi senza certamente cadere giù nella tombino qua. Alla cappella Aurifa, arriviamo alla cappella, vedi, fa vedere un po' la parte artistica, arriviamo alla cappella, chissà anno domini, ma però 1888 lì. Sì, minchia, 1888. Questo cimitero è stato ristrutturato da una famiglia nobile, sempre legata poi alla famiglia Castiglioni, nel 1800. E qua è la cappella. Ho finito, però è un pochino pericolosa perché si va a finire giù alle catacombe. Le catacombe che dopo andremo a vedere, io le ho filmate prima e poi lo leghiamo dopo, perché noi facciamo vedere ovviamente prima l'entrata e poi filmiamo la parte successiva per metterlo. Quindi ecco dove abbiamo trovato, di sotto c'è un'altra targa, sempre a Francesco Parrocchetti, oppure era un parente suo? Sì, non si muove. No, questo è il parente. Mauri, sembra che ho trovato un parente dell'altro, dell'altro che sta sotto. Qua il K2, fa poco. Allora, lì abbiamo dei simboli. Abbiamo un'ape che è anche un simbolo del Papa Pio VIII. E anche delle anfore, sì, il Papa Pio VIII, Mauri, il Papa Pio VIII aveva come simbolo l'ape. E pensa te. Ed è qua. L'ape, cara, è l'ape. Sì, non c'è. Benissimo. Mauri, fa... E qua la parte, un'altra lapide. Sì, è storica la cappella. Fa vedere, Mauri, prendi un attimo. Che prendo? Scusa, E quindi, cari amici, anche qui in valle c'era la famiglia nobile Castiglioni. In realtà non solo riferibile a un nome, ma riferibile a un'intera famiglia di origine toscana, che poi nel 1500, anche prima, arrivò qui dalla Toscana. Una famiglia molto importante. Particolarmente importante per questa Valle Olona. E qua abbiamo delle parti della cappella. Qua dei rovi spaventosi, ma è d'inverno, d'estate vi lascio immaginare come sia. Allora, qua la cappella
tiene, però tiene come può. Questa è una finestrella. Mauro, incredibile che noi abbiamo qua a Varese delle cose come se fossimo in Piemonte. Sì, in effetti, sì, ma c'è uno gira troppo. Qua una parte, forse era un posticino dove erano i santi. Qua vediamo ciò che è rimasto. Ciò che è rimasto. Allora, cari amici, un po' l'abbiamo fatto vedere tutto. Qua è la cappella. Adesso andremo a raccontare una storia. La storia delle streghe di Venegono. Sotto un albero. Adesso vedremo forse un noce. E racconteremo una storia riferibile al 1520. Seguiteci, cari amici. Mauri, faccio una bella panoramica. Questo è il luogo. Qui però c'è fatto il bombetta, però non si vede in tubo. Cari amici, chiudiamo il cancello della cappella e andiamo a raccontare la storia. Adesso allora ci incamminiamo, questa è la parte, ci incamminiamo verso l'uscita e andiamo a raccontare la storia se ci riusciamo. Benissimo, fantastico posto, c'è un'aria sublime. Attento. Sì, attento a non rimanere dentro, come a Mombello, Mauri. Ok, questo qui cosa faccio? Ma i saluti li faccio qua, dai. Sì, Mi riprendi? Quindi, cari amici, bene, cari amici, bene, ovviamente in maniera artistica. Siamo nei sotterranei, nelle catacombe del cimitero di Caranno Corbellaro. Quindi facciamo vedere anche i luoghi dell'ultimo riposo, dove venivano adagiati i corpi in attesa evidentemente della sepoltura. Io penso che poi venivano seppelliti proprio in pieno campo, in terra di là, però era una maniera di far sgocciolare i corpi, li depositavano prima qua, comunque in una stanza fredda, e venivano adagiati qua, quindi venivano adagiati, anzi io vi dico assolutamente la verità, ai tempi, cioè ai tempi dei nostri nonni, si teneva la persona ormai deceduta 3 giorni prima di seppellirla. Si teneva così 3 giorni. E comunque queste erano le prime stanze, magari poi le chiudevano anche nelle balle. Beh, artisticamente, siamo qua artisticamente, in maniera artistica. L'arte, come sempre detto, se vediamo queste cose capiamo meglio la vita. Che maniera che capiamo quanto è bella la vita, perché adesso abbiamo visto la natura e continuiamo a vedere la natura. Non c'è solo il brutto, c'è il bello, no? C'è la natura. Allora però, vedendo queste cose, il brutto, io intendo le cose brutte della vita, questo invece è un passare oltre, io indico come passare oltre. E cari amici,
questo ha un contesto comunque con la natura, a comprendere meglio psicologicamente la vita, il valore della vita, assolutamente. E queste sono delle cellette che stavano qui. Quindi abbiamo le cellette e vedete abbiamo tre spazi di qua, abbiamo tre spazi dall'altra parte, in pratica c'è il sole, non ha avuto, si può dire, bisogno della torcia, se vogliamo, però ve lo faccio pure vedere con la torcia. Il Mauri sta facendo il video di là. Mauri, se vuoi ti riprendo io tra pochino. Stavo vedendo se poteva accendere questo, ma non si accende, questo qua è morto. Sì, sì, ti riprendo io tra poco. Sì, Mauri. Sì, ok. Benissimo, ti riprendo io tra poco. Allora, sto facendo vedere qui. Faccio la panoramica, chiudo. Cari amici, tra poco ricominciamo, nel senso andiamo all'esterno. Qua se volete comunque è rimasta ancora per esempio una lapide, gli altri urbex ho visto qua non sono arrivati fin qua, nobile don, un parroco Alfonso Parrocchetti di Piantanida, veniva da Piantanida, del 1800... Ah, tutto tranquillo, vedo. Bene, tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Allora, come un'impressione, Mauri? No, troppo tosto, troppo coinvolgente. Non credevo. Ma ci vuole, io l'ho detto, artisticamente ci vuole, così. Bene, cari amici, no? Ho detto appunto artisticamente. Questa è la cappellina sopra. E si continua, cari amici. Adesso torniamo all'esterno, assolutamente. Mauri, se vuoi, prendi tutto. Prendi l'occorrente e fammi appoggialo e fammi vedere mentre riprendi mentre esco. No, riprendi. Sì, ma devi appoggiarle quelle cose. Riprendi cari amici, cerchiamo di uscire dalle catacombe. Tento lì, aspetta. Prima sono la borsa tutto in mezzo. Sì. C'è fango qua. Cari amici, cerchiamo di uscire. Tento, eh. Se c'era qua Stefano era bravissimo. Ma lui fa il Muriadur, io dico Stefano per l'Urbex. Ma anche la sua esperienza di lavoro lo aiuta molto. Te l'ho detto, stai attento. Ma come esco io qua? Devi mettere fuori la gamba. Non è che posso rimanere qua. Attento. Ma come esco io? Cavolo, non so uscire qua. Chiamati i pompieri. Cari amici, incredibile ma vero, ma ho dovuto tirare su a forza dal buco delle catacombe il buon Mauri. Fortuna vuole, era finita la scheda di memoria l'altra. Ho messo prima quella piccola, adesso la scheda di memoria lunga, possiamo fare un bel po'. Ma ho dovuto tirare su a forza il Mauri. Qui rischiava di stare dentro il buon Gemini. Avevo poco assolutamente di per salire, non avevo spazio, non avevo i gradini. Mauri, cosa avevi pensato? Abbiamo visto un momento di difficoltà, ma sono riuscito a tirarlo fuori, che se no rischiava di passare qui. Veramente. Però almeno è saltata, finita la linea in quel momento, però almeno in almeno il Mauri. Essendo libero della videocamera mi ha tirato fuori. Caronno corbellato. Tutto bene, cari amici, non sono rimasto nelle catacombe. Perché c'era. Insomma, abbiamo avuto un momento di. E continuiamo, Mauri. Facciamo prendere la videocamera. Cari amici,
Naturalmente io, come al solito, ho cercato di migliorare l'audio, ho cercato di migliorare la stabilità della videocamera. Io sono sempre poi un precisino, allora tutto, però vedo che va bene, ecco così Mauri. Sì, sì. preciso. Allora questa è la linea bianca. Meno male ho avuto tempo poi La linea bianca sarebbe. Allora la linea bianca è uno scolo sotterraneo delle acque, altrimenti qua si farebbe palude e poi c'è il problema che l'acqua entrerebbe dentro il cimitero. Quindi c'è questo scolo sotterraneo dell'acqua che la chiamano linea bianca e di tanto in tanto puliscono per fare in modo sempre che l'acqua vada sotto la superficie. Bene, e quindi a questo punto poi continueremo dall'altra parte. Facciamo vedere dove e faremo un bel discorso. Quindi questo è il retro del cimitero e da questa parte tra qualche istante faremo il discorso finale sotto un bell'albero e si continua, cari amici. Perfetto, benissimo. Cari amici, doveroso crepare, insomma, aspetta. Oh, cari amici, ed eccoci a parlare delle streghe di Venegono. Ma Mauri, ha perso la videocamera, allora dai, aspetta, va tutto a posto, però verso la videocamera sempre. Sì. Cari amici, ed eccoci a parlare delle streghe di Venegono. È doveroso perché è una storia del 1520, pochi anni fa venuta alla luce. Le streghe di Venegono erano le streghe di Venegono superiore. I loro riti li facevano in Vallolona e volevano le adepte che non avessero figli, incredibile Mauri, e addirittura una di loro sembra, dagli atti che ci furono, i figli li eliminarono per poter in pratica inquinarono il pozzo dell'acqua, terribile, proprio per avere le adepte. Ed erano 7 streghe e uno stregone. Cosa accadde però? Qui è zona, era zona ai tempi. Allora, la Vallolona è conosciutissima nei tempi dell'industria, però chiaramente prima era un luogo isolato. Allora cosa succedeva? Che in questo luogo isolato si convenivano anche queste signore a fare i riti per Madre Terra. Però dopo, nel 1500, quindi però siamo dopo la scoperta d'America, per questo motivo la storia rimane per secoli nascosta, perché la scoperta d'America prende tutte le parti di notizie. Ti vedo sconvolto, Mauro. No, sono in religioso silenzio. Okay. Allora, cosa succede? Che nel 1400 arriva la famiglia Castiglioni di origine toscane, una famiglia nobile di origine toscane con al loro interno cardinali, abbiamo quindi cardinali, vescovi, arcivescovi. C'era anche il vescovo di Orvieto nella famiglia Castiglioni di Castiglionolona.
cosa succede? Mettono un tribunale dell'Inquisizione a Venegono Superiore, quindi ci troviamo qua in provincia di Varese, 1520, e trovano 7 donne, le accusano di stregoneria, le accusano di fare riti pagani, quindi non cristiani ma riti pagani, nella Valle Olona. E vengono chiamate le streghe di Venegono perché il tribunale dell'Inquisizione viene messo a Venegono. Nel 1520 6 streghe vengono messe a rogo e una settima muore durante gli interrogatori. E cosa succede? Poi lo stregone nega e addirittura accusa le streghe per scagionarsi. Pensa a te, uè. È una storia tremenda, che, terribile. Che voce. Terribile. E tutto rimanda comunque a queste zone, ecco perché abbiamo voluto riparlarne. Io ho trovato un po' di storie. Tra l'altro, in zona, qua in Valle Olona, c'è il torrente Mornaga. Mi sembra l'acronimo di Morgana. Beh, sì. È incredibile, ho trovato delle cose incredibili. Comunque, cari amici, ho trovato delle notizie storiche. Addirittura Papa Pio VIII, Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni, era della famiglia Castiglioni, quindi di qua. E forse quello del simbolo dell'ape. Ed è incredibile. Io ho dovuto parlarne perché quando vengono altri urbex a Carano Corbellaro, fanno vedere il cimitero di Carano Corbellaro. Piccoli video di 10 minuti e lì. Noi invece vogliamo andare oltre, ma fanno benissimo gli urbex a fare i loro video belli. Sono diciamo piacevoli, che della parte bellissimi, storica. Bellissimi. Ma scoprire cosa c'è dietro. Mauri, cosa ti fa pensare questo? Ma perché forse gli urbe fanno soltanto, entrano nei dettagli. No, ma io dico, questa storia delle streghe di Venegono mi fa pensare che qui prima c'era un bel movimento, diciamo così, c'era. Perché nella zona sicuramente molto rurale, campagna perdita d'oro, quindi qualche cascina, quindi sicuramente c'era qualcuno che si dedicava una volta, sai. E praticamente allora le streghe loro le consideravano riti pagani a madre perché terra. Allora c'era questa mentalità qui. Però logicamente certe situazioni. Però insomma adesso pur essendoci ancora tanta campagna. D'altronde ma ho scoperto questa storia, abbiamo riscoperto, è ufficiale questa storia e andava comunque detto. Giusto, in effetti. Anche se forse ci ha sconvolto un po' Mauri, no. Sono stanco della giornata, perché sì, comunque sì. Sai, vieni qui, vieni su, abbiamo fatto un po' di incredibile, cioè, però va bene, io sono qua, che infatti quella volta qui voglio ascoltarti in religioso silenzio quello che tu hai da raccontare. Sì. Molto. Lascia pensare questo. Sì, beh. Andava detto. Fa pensare sì, comunque, certo. Insomma, è stata una forse tra i migliori urbex. Ce ne sono stati di belli, però questo qui è stato proprio coinvolgente. Molto, sì, c'è molta natura in questo urbex qua. Molta più natura. Sì, molta più natura degli altri, ma certo, perché se andiamo in una fabbrica abbandonata. Oppure siamo andati alla cascina di Milano, nella natura ce n'è poco. La cascina qui c'è di Milano, perché ormai la città si è ingrandita e ha preso. Invece qui abbiamo trovato, è stato un urbex tranquillo e nello stesso tempo anche molto coinvolgente. Poi non ha fatto freddo, adesso fa freschino perché è sceso il sole, però diciamo che la temperatura è stata mite primaverile, che ci ha permesso di fare questa gita, perché diversamente col maltempo inizio qua è un po'. Oh, Mauro, ti voglio così, che ti no, dai io infatti al massimo. Stavo pensando a quello che dicevi, però volevo non interromperti, perché no, invece, io stavo guardando quella struttura lì di alberi molto strana. Infatti qua
Adesso andiamo a vedere la panoramica. Stavo guardando quella struttura di alberi lì prima e mi incuriosivano un poco, cioè voglio dire. Cari amici, qua viene lasciato tutto tal quale. Guardate, cari amici. Quella lì, quella struttura di alberi, quei alberi lì tutti fanno un po' terrore qua. Bellissimo, chissà di notte, immaginate di notte. Sì, infatti siamo quasi e la sera. Il cimitero di Carano Corbellaro. Sì, il cimitero di Carlo Corbellaro, quello lì, in fondo lì, quelle strutture lì, e qui siamo allora noi, questo c'è là, il castagno. E che... salutiamo. Beh, noi salutiamo perché giustamente ormai il sole sta calando, dobbiamo entrare ecco le nostre rispettive abitazioni, ma comunque è stata una giornata. Poi vedremo il video, poi come elaboreremo in settimana. Tanto abbiamo fatto delle belle live. Cari amici, quindi, ma infatti, bene. Allora, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Mauri Movis, Mauri Candel, Una vita in corsa. Siamo qui. Il canale di Mauri. Benissimo, seguiteci. No, seguiteci perché noi cerchiamo sempre di... Per motivi artistici, mettete un like, iscrivetevi se volete. Se abbiamo mischiato stavolta che era possibile fare la live in un posto abbastanza aperto. Abbiamo fatto una bella live, di salita in salita in questo posto che ci è piaciuto. La cosa buona è che la Valle Olona prende bene come campo. Non sempre è possibile fare la diretta. Non sempre però adesso è possibile siamo fare la diretta. In parte. In Valle Olona siamo riusciti a fare la diretta. Perché c'è una buona all'interno presa. Abbiamo fatto più specificamente dei video che pubblicheremo poi. Sì, benissimo. Pazienza. Quindi cari amici, oggi è il 9. Oggi 9 febbraio, febbraio 2019. Sabato. Da Carano Corbellaro, Varese. Provincia di Varese, comune di Castiglione Lola, è tutto. Ciao a tutti, punto. Ciao a tutti, alla prossima. Penso ci siamo espressi nella migliore maniera per e abbiamo cercato farvi... in un certo senso di, sì. di dare l'idea, no, del di posto. Dare l'idea. Come se voi foste. Io ti voglio così. Come se tu... voi foste qui con noi in questo momento. Anche ti se non siete con, a casa. Con la grinta. No, io vabbè, la grinta ce l'avevo, però stavo zitto in religioso silenzio per non rovinarti una. Perché visto che aveva lì il suo coso. Perché era un discorso un po'. Il discorso va, andava a fare. Benissimo, finiamo con la panoramica. Benissimo. Posto favoloso Carano Corbellaro. Ciao a tutti. Bene. È un posto veramente. Guarda là, ci sono i cavalli. I cavalli. Molto bello, molto bello. I cavalli che vanno da soli in coppia? No, ma sono due cavallerizzi che... Ah! Qui i cavalli vanno per la maggiore. Mm-mm. È un posto dei cavalli questo. Benissimo cari amici, la Carano Corbellaro è tutto.